Come previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, la password di SPID ha validità di 180 giorni. Se in fase di accesso ai portali della PA o dei privati aderenti visualizzi il messaggio di errore «Autenticazione SPID fallita per password scaduta», vuol dire che sono passati più di 180 giorni dall'ultima modifica della password SPID e la stessa risulta scaduta. Ti informo che Aruba invia comunicazioni di scadenza password una settimana e due giorni prima della scadenza. In questo tutorial ti mostrerò come modificare una password scaduta. Per iniziare, collegati alla pagina selfcarespeed.aruba.it. Su Nome utente inserisci il tuo nome utente SPID. Nel campo Password digita la password scaduta ed in uso fino a questo momento. Se non la ricordi, clicca su Hai dimenticato la password ed esegui il reset. Per maggiori informazioni sulla procedura di reset password, ti consiglio di consultare il tutorial dedicato. Diversamente, clicca su Accedi. A questo punto si visualizza la schermata Modifica password. Nel campo Vecchia password, digita nuovamente la password scaduta. Compila i campi Crea nuova password e Conferma la password. Puoi crearla autonomamente. Ti informo che la password viene accettata dal sistema solo se è composta da almeno 8 caratteri fino ad un massimo di 20, include almeno una lettera maiuscola e una minuscola, un numero e un carattere speciale, contiene al massimo 2 caratteri identici consecutivi, non contiene il carattere spazio vuoto, nome, cognome, codice fiscale o una data, non è già stata utilizzata nelle ultime 5 modifiche password effettuate e negli ultimi 15 mesi. Se preferisci crearla automaticamente, clicca sul pulsante indicato. In questo modo i campi saranno compilati con una password casuale creata dal sistema. Ti consiglio di salvare la nuova password scelta. Poi clicca su Modifica per completare l'operazione. La password è stata modificata. Clicca sul pulsante indicato se vuoi accedere al pannello Self Care. Inserisci il nome utente e la nuova password del tuo SPID. Clicca su Accedi e dal menu a tendina seleziona il dispositivo associato alla tua identità SPID. Quindi, nel campo sottostante digita il codice OTP generato tramite lo stesso dispositivo. Ed infine, clicca Conferma.